Salve amici e benvenuti anche oggi per un nuovo video. Oggi volevo fare velocemente un reminder su Forspoken. Sapete che non mi è piaciuta molto la demo su PS5, ma in questo video non parlerò tanto di questioni, diciamo così, a livello di opinioni, ma più che altro su fatti abbastanza concreti per ribadire il concetto che questo gioco a me un po' puzzicchia un attimino. Ci sono un po' di red flag, soprattutto per la versione PC, e dato che il gioco esce fra brevissimo, esce il 24 gennaio, martedì, e le recensioni usciranno solamente il giorno prima alle ore 15. L'embargo scade il 23 alle 15, quindi praticamente tipo 9 ore prima che ci sia la release a mezzanotte. State attenti a questo videogioco, così come in realtà dovreste fare sempre, ovvero non preordinare mai nulla, ma aspettare almeno recensioni, opinioni, video effettivi del gioco completo e tutto quanto, per poi decidere se comprarlo oppure no, perché non fa nessuna differenza alla fine se lo comprate day one o day three. In questo caso effettivamente ci sono ulteriori red flag che sono uscite e che ho scorto su internet, e quindi ve le dico, poi chiaramente fate voi. Una di queste red flag è la quantità di codici che hanno mandato agli outlet di videogiochi internazionali per recensire il videogioco, ovvero pochi. Infatti sono andati in giro pochi codici, molti si stanno lamentando su Twitter, anche insomma importanti outlet o influencer comunque internazionali di livello estremamente alto, con centinaia di migliaia di iscritti che fanno critica videoludica, non hanno ricevuto il codice e quindi potranno effettivamente provare il gioco semplicemente quando uscirà. Questa cosa è strana, perché di solito quando una casa produttrice è con le mani un po' tiratine sui codici da dare ai reviewer, vuol dire che insomma qualcosa magari non va, non vogliono avere troppe opinioni contrastanti, soprattutto se non le danno a quelli magari un pochino più diciamo acidini, critici, che dicono le cose senza peli sulla lingua. Oltre a questo c'è un'altra questione: tutti i codici che sono stati dati sono per la versione PS5, nulla è stato dato per la versione PC, che probabilmente sarà estremamente problematica. Questo perché? Perché non è uscita nessuna demo per PC, su PS5 sì, per PC no, e i requisiti ufficiali per Forspoken per PC sono senza senso rispetto a quello che io ho visto e che tutti hanno potuto vedere e giocare, se hanno PS5, a vedere sui video gameplay, rispetto a come è l'estetica del gioco. Cioè è un gioco, sembra bello comunque, ma non sembra certamente spaccamascella di una pesantezza incredibile. I requisiti PC sono fuori di testa. Praticamente me li metto davanti, leggo i raccomandati: ci vuole una 3070 e un'ottima CPU, tipo un i7 8700, un Ryzen 5 3600 e 24 GB di RAM consigliati, per un'esperienza a 1440p a 30 fps. Cosa? Di cosa stiamo parlando? A Ultra stanno mettendo come raccomandati una 4080, che è qualcosa di mostruosamente potente, sul mercato è la seconda scheda più potente che potete comprare sul mercato, e 32 GB di RAM, e tutto questo per un'esperienza 4K a 60 frame. Quindi sono due le cose: o la versione PC è super mega non ottimizzata e quindi problematicissima, oppure, a voler pensar male, la demo che hanno fatto vedere per PS5 è stata ritagliata ben benino, uno slice, un vertical slice ben preciso che comunque girava bene. Ora, questo chiaramente non credo proprio che sia così, semplicemente immagino che la versione per PS5 esclusiva console PS5 sia stata molto più attenzionata da Square Enix, mentre la versione PC molto meno, cosa che di solito capita spesso purtroppo per i PC gamer. Quindi dal lato PC io direi di stare estremamente attenti.
potrebbe essere veramente una versione, una build semi ingiocabile per la maggior parte dei possessori di un PC, se è veramente così pesante e poco ottimizzata. Per la versione PS5 comunque il fatto che le recensioni escano 9 ore prima, che abbiano dato pochi codici e che comunque questo gioco sia stato abbastanza problematico nello sviluppo, vi ricordo è stato rimandato almeno un paio di volte, doveva in realtà uscire la primavera scorsa, un anno fa. Ci sono tante red flag, quindi a prescindere da quella che è la mia opinione, che è stata la mia opinione rispetto al gameplay della demo, anche perché a molti è piaciuto, io starei estremamente attento, un po' come sempre, non prenderlo prima che escano recensioni, che si possa vedere la versione finale, se ci sono altri problemi. Perché Square Enix a volte fa degli ottimi giochi, a volte fa dei super flop. E quindi è meglio essere safe than sorry, come dicono gli inglesi. Oppure come qua dicono, scusate, parlo malissimo il siciliano, cusi va dau, si sa vau. Che vuol dire chi si è guardato si è salvato. Questi sono un po' i miei due centesimi, attendendo effettivamente che esca questo Forspoken, poi vedremo come uscirà. Per questo video è tutto ragazzi, io vi saluto, ci becchiamo prossimamente per altri video qua sul canale, sempre sul gaming a 360 gradi, grazie per aver visto il video, statevi bene come sempre, alla prossima, ciao ciao!